Perseo sconfisse la terribile creatura conosciuta come Medusa e tornò a casa con la testa del mostro come trofeo. Mentre sorvolava il Nord Africa, incontrò il potente titano Atlante. Il titano era stato condannato da Zeus a reggere la volta celeste per essersi opposto agli dei dell'Olimpo durante la Titanomachia, la grande guerra tra dei e titani. Perseo si presentò davanti ad Atlante e chiese ospitalità nella sua terra. Disse che era stanco, poiché aveva completato l'arduo compito di sconfiggere Medusa. Atlante dubitava che Perseo fosse capace di una tale impresa e di certo non voleva dare rifugio a un bugiardo. Per dimostrare la sua sincerità, Perseo estrasse la testa di Medusa dalla borsa. L'eroe mostrò il suo trofeo al titano. Quest'ultimo, guardando la Gorgone, cominciò a pietrificarsi. Divenne un'enorme montagna, la cui cima sosteneva il cielo. Perseo si lasciò alle spalle le terre di Atlante e il destino lo avrebbe condotto verso un incontro inaspettato. Giorni prima, alla corte del re Cefeo, la sua orgogliosa moglie, la regina Cassiopea, si vantava della sua bellezza e della sua bellissima figlia, Andromeda. Senza alcuna reticenza, sosteneva che sua figlia fosse più bella delle Nereidi, le divinità marine figlie di Nereo, il vecchio del mare. Tra le Nereidi c'era Anfitrite, la regina degli oceani e moglie di Poseidone, che si offese nell'apprendere che una mortale si considerava superiore a lei. Il cieco orgoglio della regina Cassiopea fece sì che il regno di suo marito fosse punito dal dio dei mari. Su richiesta della moglie, Poseidone sollevò grandi onde contro quel regno, che sembrava destinato alla distruzione. Ma un oracolo affermò che c'era un modo per placare la furia degli dei. La bella principessa Andromeda doveva essere sacrificata. La principessa fu legata a una roccia per essere data in pasto a un mostro marino conosciuto come Cetus. La principessa fu abbandonata al suo terribile destino. Ma per volere del fato, Perseo attraversava i cieli di quel regno in quel momento. Il mostruoso Cetus emerse dalle profondità per reclamare il suo tributo, ma Perseo non era disposto a permettere che ciò accadesse e uccise la creatura. Sconfitto il mostro, Andromeda fu salvata e Perseo spezzò le catene della principessa. Cefeo e Cassiopea offrirono la mano della bella principessa all'eroe. Perseo e Andromeda si sposarono. Il re diede a Perseo una nave per completare il suo compito, accompagnato dalla moglie. L'eroe sbarcò a destinazione nella sorpresa di tutti i cittadini. Poiché nessuno credeva che il giovane sarebbe tornato vivo. Durante la sua assenza, il re aveva cercato di convincere la madre dell'eroe a sposarlo, ma Danae aveva resistito ai suoi approcci. Si rifugiò nel tempio di Atena per evitare di essere violata. Quando Perseo lo venne a sapere, si infuriò e andò al palazzo reale per regolare i conti con il monarca. Polidette si circondò dalle sue guardie, determinate a uccidere Perseo. Perseo combatté contro le guardie, ma si rese conto che erano troppe e la sua vittoria sarebbe stata impossibile. Così estrasse la testa di Medusa, pietrificando tutti i suoi avversari. Anche il famigerato re Polidette fu pietrificato e la sua codardia fu immortalata nella sua posa finale. Ditti, il fratello del re, fu scelto per occupare il trono vacante e dimostrò di essere un re giusto e benevolo. La fama di Perseo si diffuse in tutta la Grecia. Acrisio, il padre biologico dell'eroe, temendo la profezia che sosteneva che suo figlio sarebbe stato responsabile della sua morte, fuggì
temendo la vendetta del giovane. Ma Perseo non voleva vendetta. La sua fama gli permetteva di essere accolto ovunque. In un regno lontano, fu invitato a partecipare ai giochi in onore degli dei. Perseo lanciò il disco con una forza straordinaria, colpendo la tribuna dove gli spettatori stavano guardando i giochi. Il disco colpì un uomo anziano in testa, uccidendolo all'istante. Era Acrisio, che non era riuscito a sfuggire al suo destino. Perseo restituì lo scudo alla dea Atena e le offrì la testa di Medusa. La dea della saggezza mise la testa della Gorgone sulla sua egida. Perseo fondò allora la gloriosa città di Micene e il suo sangue circolò nelle vene di una gloriosa progenie. Tra loro, Ercole, il più grande di tutti gli eroi. Il nome dell'uomo che aveva ucciso la pericolosa Gorgone divenne sinonimo di eroismo e coraggio, e la sua leggenda riecheggiò per l'eternità.